si dice che cioè proprio la gente non vive per i morti. Ma fanno un discorso, se c'è lei, c'è lei. Sia lodato Gesù Cristo. Accogliamo la Vergine Santa con un bel applauso da figli. Io sono rimasto molto sorpreso e colpito da un bellissimo canto di Siderno, perché i vostri canti sono delle perle di fede, di cultura e di gioia. E in un vostro canto si dice: oggi Siderno è più felice. Dove vai Paolo? Perché davvero l'essere consolati dalla presenza amorosa di una madre che noi invochiamo come nostra madre, davvero questo è l'inizio, il preludio di quella felicità bella e grande che il Signore ci ha promesso con il dono della nostra fede. E in quest'anno, aiutati dal Magistero, dall'insegnamento di Papa Francesco sulla scia del Giubileo della Misericordia, abbiamo voluto invocare Maria come Madre e Regina di Misericordia. E c'è nel Vangelo una parte molto bella, un inno della Madonna, il Cantico del Magnificat, che abbiamo cantato tutte le sere della novena, che finisce in questo modo: ricordandosi della sua misericordia. Quasi a voler dire che ciò che i figli di Maria non si devono mai dimenticare è proprio questa parola. Questa parola chiave, che è l'architrave essenziale della nostra fede cristiana, la misericordia. Ovvero che il cuore di Dio è un cuore che pulsa per le miserie dei suoi figli, che il cuore di Dio è un cuore attento e riverso verso i suoi figli, verso il bisogno dei suoi figli. Per questo noi invochiamo Maria e la chiamiamo Madre di Misericordia. E noi questa sera che cosa abbiamo da dire a Maria? Vogliamo dirle: mostrati madre per tutti. E questa è un'altra antica preghiera che la Chiesa rivolge a Maria sua madre.